Stewie, vuoi che mamma ti faccia fare il razzo? Cosa? Che vuoi dire? Tutti pronti? Preparati al lancio? Ah, porca puttana! Oh! Oh mio Dio, Stewie, ti sei fatto male! Bel lancio, Casey Anthony! Ok, ci vediamo dopo, ciao! Era Lois, sarà qui fra 10 minuti. Papone, mi spieghi come hai fatto a convincere mamma a uscire? Beh, Chris, ho costruito un finto negozio di generi alimentari. Oh mio Dio, quei cetriolini costano davvero 39 cents? Esatto, signora. È davvero incredibile! Ma che diavolo succede qui? Sorpresa! Buon compleanno! Oh mio Dio! Buon compleanno, Lois! Non avreste dovuto, ragazzi! Ehi, la menopausa di una donna va festeggiata con tutti gli onori! Cari amici, avrei qualcosa da dire! Lois, non sei più la puledrina che eri quando ti ho conosciuto, ma sei ancora la mia giumenta instancabile che è qui ogni giorno per trainare l'aratro, per aiutare nella stalla e che permette al suo maritino di ingropparla ogni tanto. Beh, il discorso è finito. Ti amo, tesoro dolce. E sappi che ho un bel regalino che ti aspetta più tardi dopo che avrò bevuto a sufficienza. A Lois! A Lois! Non mi sorprende, a nessuno piace essere umiliato in pubblico. Io sono Re Stewie, regno col pugno di ferro! La 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 la! Guardatemi! Nel mio ufficio, adesso! Ma che diavolo! Stronzetti! Lois, che ti succede? Lo puoi vedere da solo, Peter. Mi sono fatta l'extension, ho fatto shopping e ho fatto il lifting alla figa. Così ora è bella stretta. Ehi, twitterini, non vi stimo, siete troppo patetici. Guardate chi si è fatta un tatuaggio da paura. Oh mio Dio, mamma! Lo so, non ci credo nemmeno io. Uno dei miei difetti è che sono troppo coraggiosa. Lois, lo sai che è permanente? Meglio, vuol dire che il mio culo sembrerà giovane per sempre. Ragazzi, io vado a solazzarmi un po' nel lavandino. Sta lontano dalla mia bottiglia. Non sono stato io, Brian. Se non sei stato tu, chi è stato? Stanno succedendo cose strane in questa famiglia. Ieri qualcuno ha incendiato il sedere di Peter. La 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 la, viva la vita. La 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 la. Che c'è, Lois? Stavo guardando. Lois, che diavolo stai facendo? Prendimi, Peter. Prendimi qui, di sotto. Vuoi dire qui sotto o qui sotto o di dietro? No, in questa stanza, Peter, proprio qui sul tappeto. Oh, allora vuoi dire davanti? Dai, vieni qui e baciami. Facciamo sesso sfrenato su una pila di biancheria pulita. Wow, Lois, devo dire che mi piace la nuova te. Mi piace molto. Oh, Peter. Oh, vado a fuoco. Aspetta che prendo la pompa. Prendimi, porco bastardo. Sì, mi stringi, mi strapazzami, mi centrifugami. Mettiti il reggiseno di Maggie in bocca. All I wanna do is have a little fun before I die. Just the man next to me. Epico, Peter, quel DJ mette dei pezzi da sballo. Hanno qualcosa al bar per il mal di testa. Dai, muovi le chiappe e balla con me, Peter. Questo posto è pazzesco. È geniale, è l'unica piscina su un tetto a Providence. Senza offesa, ma questo posto è uno sballo. Io, perché avrei dovuto offendermi? Che cosa hai detto di male? Possiamo andare via, Lois? Certo che ce ne andiamo via. Andiamo a spararci un'altra festa micidiale in centro. Vuoi dire adesso? Peter, sei proprio un vecchio ciccione. Credevo ti piacesse una moglie giovane e fica. Beh, mi piaceva all'inizio, ma la novità ormai è svaporata. Senti, Peter, tu fa quello che ti pare, ma io a quella festa ci vado. La mia vita non è finita, è solo all'inizio. Se non sei in grado di correre con i cavalli selvaggi, torna alla stalla e va a dormire. Ma Lois... Stupida tintoria, la mia roba non è ancora pronta. Questa non è una tintoria, è una discoteca. Ah sì? Ma ora capisco molte cose. Oh, questa è la mia canzone! Buonasera, sono Tom Tucker, la città di Coag è in preda alla febbre di Justin Bieber stanotte. L'idolo delle adolescenti è in città per un concerto sold out al Coag Civic Center. Ma colleghiamoci con la nostra inviata Trisha Takanawa per le ultime. Tom, sono fuori dal Coag Civic Center, in un bagno di ormoni, sesso e sudore prepuberale. Ti amo, Justin! Oh mio Dio, è davvero adorabile! Potrei morderlo e mangiarmelo tutto! Lo so, è perfetto! È un ragazzo!
Scusa, non puoi entrare qui. Ah, sì? Non mi fa nessun effetto. Oh, beh, che cosa ti piace? Pinkberry. Ah, adoro il mio lavoro. Ehi, ciao, dolce. Oh, ciao, come stai? Sei un'amica di mia madre? Sì, sono un'amica di tua madre, Mrs. Robinson. Io non ho capito, fai riferimento a qualcosa? Ok, io sono la madre di Stifler. Ancora non ho capito. Dai, togliti i pantaloni, tesoro. Fermo lì, sta lontano da lei! Peter? E tu chi sei? E come sei entrato qui? Sta lontano da mia moglie, bambolotto dal pene minuscolo! Senti, giuro, non è successo niente, rilassati, vecchietto. Vecchietto a me? Perché tu non diventerai vecchio, piccolo bastardo? Ma non è quello che vuoi. Non vuoi che resti sempre giovane e eccitante? Anch'io pensavo di volere questo. Ogni uomo sposato da un po' pensa di volere una giovane e sexy. Ma dopo un'ora con una così ti viene voglia di suicidarti. Ma Peter, io lo facevo soltanto per renderti felice. Ma tu mi rendi felice, Lois. Tu sei la cosa più bella della mia vita. Oh, Peter. Signor Bieber, hanno chiesto il bis. Ostra cacchio, quei ragazzi si aspettano il bis. Ci penso io. È bello riaverti con noi, mamma. Sì, ci sei mancata. Grazie per avermi sopportato, ragazzi. Scusate se ho sbroccato per il mio problema con l'età. Ah, non ti preoccupare, Lois. Ma d'ora in poi ricorda sempre. Io ti amo esattamente come sei. E poi non c'è niente di male ad avere 35 anni. Peter, io ne ho 43. Vattene da questa casa.